non conosce ostacoli lo skill legend del tecnico Bertolotti, che va a vincere anche questa settimana 4-1 alla Goodfellas, la squadra terza in classifica, e quindi si porta a mantiene i 12 punti di distacco contro dal Real Cropani. È un po' il campionato che sta facendo lo skill legend paragonabile a quello che succede in Serie A dal Napoli e nella Serie C dal Catanzaro, con i rispettivi 15 e 14 punti di vantaggio. Lo skill legend è a 12 e a poche giornate dalla fine, perché in pratica ne mancano 7 di giornate alla fine, e potrebbe godere in anticipo della diretta promozione in seconda categoria. Poi, quando si hanno giocatori e bomber che sono importanti come Staglianò e Torchia, la doppietta dell'uno, una sul rigore e l'altra doppietta dell'altro, inframmezzata dal gol di Canino per il Goodfellas. Quindi, come dicevamo, quando si hanno di questi giocatori tutto è possibile e il risultato può essere raggiunto. Il risultato finale in questo caso ovviamente può essere raggiunto. Per quanto riguarda il resto del campionato, come si dice, il campionato degli altri, in questo caso il Real Cropre, dicevamo, vince la sua partita in casa contro il Città di Soverato e si tiene in seconda posizione. Il gol al 62esimo di Funaro, che consente quindi al Real Cropre di mantenere la seconda posizione, allontanarsi dalla Goodfellas. Adesso sono 4 i punti di vantaggio. Questo è un campionato, come sapete, abbastanza tranquillo, abbastanza sereno, perché ci saranno 3 promozioni, una diretta, le altre 2 direttamente da un solo playoff finale. Attualmente si inserisce nella zona per i playoff lo Staletti, che si porta a 19 punti, scavalca la Vigor Catanzaro, che è stata sconfitta dalla Real Soveria Simeri per 4-2, Real Soveria Simeri che raggiunge la quinta posizione, appunto a 18 punti, agguantando lo stesso Vigor Catanzaro. Per il resto, dicevamo, della sconfitta del Città di Soverato, che adesso ha 14 punti, avrebbe ancora la possibilità di potersi reinserire, ma con queste partite sia in casa che fuori e non vanno molto bene, ha vinto solo 3 gare la squadra di Schiavone, ne ha pareggiate 5, ne ha perse altre 5, quindi dovrà vedere se riesce a fare un campionato importante la squadra del presidente Mancini. Certamente bisognerà darsi da fare, o quantomeno è stata una buona cosa la ripartenza per questa compagine, per ritrovare il calcio qui a Soverato, però certamente non è un'annata delle migliori. Da segnalare l'ultima partita, appunto quella tra la Kennedy del Real Giano, che è finita 0-0 nell'anticipo addirittura del venerdì.